Mi chiamo Alice e sono felicemente architetto. Da 3 anni sono responsabile tecnico dell'ufficio mostre del Dipartimento di Architettura. Mi occupo perciò di organizzare eventi, conferenze, mostre per opera proprio del Dipartimento dell'Università di Bologna. Qual è l'aspetto più interessante del mio lavoro? La cosa che mi piace di più del mio lavoro è l'ambiente che mi circonda, quello accademico, fatto di docenti, cultori della materia e studenti. Un ambiente sempre nuovo, ma al contempo rassicurante. Un altro aspetto che mi piace molto è quello manuale. Infatti, organizzare una mostra comporta sì stare al computer, pianificare, progettare, ma anche tutto un aspetto più pratico, allestire uno spazio, scegliere le luci, esporre oggetti, ma anche avere un contatto continuo con tanti soggetti, anche famosi. Qual è l'aspetto meno piacevole del mio lavoro? Mettere in relazione tutti questi soggetti, la burocrazia delle volte ostacola, ma questo è anche uno stimolo continuo. Infatti, nel momento in cui tutto arriva a conclusione, si ha ancora più soddisfazione e purtroppo temo che questo qui sia un aspetto un po' di tutti i lavori. Qual è stato il momento più difficile della mia carriera? È stato il periodo immediatamente successivo alla laurea. Per i 5 anni dell'università, mi ero dedicata allo studio e avevo come scopo la laurea. E dopo di questa, la mia domanda è stata: adesso che cosa faccio? Mi ha salvato lo studio per l'esame di Stato, in quanto rifrequentare l'ambiente universitario mi ha fatto capire che era quello il mio ambiente. E mi sono iscritta a un master di secondo livello dal nome Progetto Sostenibile Recupero Edilizia e Rigenerazione Urbana. Dopo uno stage ed essere diventata tutor didattico, sono stata chiamata a fare il lavoro che faccio ora. Qual è stato il momento più gratificante della mia carriera? Era non è stato un singolo momento, ma forse la cosa che mi dà più soddisfazione in modo continuato è seguire l'iter dalla progettazione allo svolgimento dell'evento e al suo disallestimento. È un percorso non sempre facile, ma molto gratificante, che mi ha portato anche a legarmi molto con i miei colleghi e così a creare un bellissimo ambiente. Per quale motivo vale la pena di diventare architetto? Studiare architettura è uno studio molto disciplinare, quindi ha un lato più umanistico, insieme ad uno scientifico, ambiti più pratici, insieme a teorici. Però la cosa veramente che distingue l'essere architetto è avere uno sguardo diverso, che porta a avere la misura di tutte le cose, che permette di migliorare gli ambienti e, nel suo piccolo, anche di migliorare le persone.